40, maggioranza 183, favorevoli 48, contrari 317, la Camera respinge. Siamo al 0.5.100.1 Colletti, prego, onorevole Colletti. Colleghi, colleghi tutti, vi pregherei di abbassare un po' il tono della voce. Grazie. Proviamo, onorevole Colletti. Grazie Presidente. Questo è un subemendamento all'emendamento presentato ieri dalla Commissione durante il Comitato dei Nove. Ci sono in questo emendamento, come in realtà anche nell'articolo 5, degli evidenti errori di tecnica legislativa. Scusi, onorevole Colletti, scusi. Onorevole Di Girolamo. Grazie. No, perché l'onorevole Sibilia sta... Grazie. Prego, onorevole Sibilia, vediamo se riusciamo a fare... Sì, Colletti, grazie. Colletti, scusi. No, siccome prima sono stato rimproverato all'onorevole Sibilia, adesso me lo porto appresso. Ebbene, con questo emendamento della Commissione, noi andiamo ad inserire nell'articolo 96 del Codice di Procedura Civile un concetto che civilisticamente non ha senso. Questo perché i casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa è una tipica fattispecie non civilistica, ma penale. In realtà non c'è mai nessuna richiesta di risarcimento derivante da diffamazione a mezzo della stampa, perché il concetto civilistico è quella della lesione dell'immagine o dell'onore, che non deriva neanche da un'ipotesi di reato, perché, come ha chiarito la Corte Costituzionale in molteplici sentenze, deriva direttamente dall'articolo 2 della Costituzione, ovvero la tutela della persona.